Nickname. Insignia 97. Relax 97. Nome. Marco. Gabriele. Anche conosciuto come? Gorlone. Pirlone. Scuderia. Toro Rosso. La mia ultima scuderia è stata la Williams. Età? 23. 23 anche. Quando è nato l'altro? Cioè, 1997. Può andar bene. Va bene. La sparo lì. Giugno 97. Non dico perché non ne ho idea. Ho sbagliato anche il mese, quindi. Vabbè, ci sta. Guarda che siete nati due giorni di differenza dello stesso anno, eppure. Sì. Ah, cazzo. Quindi è il 15 lui, 15 febbraio. 15 sì. Sì. Ok, che volante usate? Logitech G29. Io ho un volante veramente molto particolare, anche chiamato Pad. Chi dei due è più forte? Sicuramente lui. Non lo so, lascio giudicare gli altri di solito per queste cose. Io dico sempre che gli altri sono più forti comunque. Molto modesto. Qual è stata la vostra vittoria più bella online? Ci devo pensare. Penso... E quante troppe. Sì. Beh, se in generale direi il SPA 2016 nel Legend. Se invece dovessi dire la mia vittoria nel nostro campionato più bella, direi Austria, sempre 2016, perché mi ha permesso di vincere il campionato, se non ricordo male. Dai, dico la prima, sono banale, ma dico Baku per il culo incredibile che ho avuto con tutti gli altri. Ok. Qual è stata la vostra gara più bella nel campionato? Gara più bella del campionato, penso la prima, anche qui la prima nel 2014, mi sembra in Malesia. Avevo fatto quarto, se non ricordo male. Nel campionato direi Bahrain nel 2016, cioè tutto nel 2016 che ho fatto. E quale gara del campionato ricordi di più? Mi ricordo di più Inghilterra, gara 1 di Inghilterra di quest'anno. Direi Spa 2018. Quale gara vorresti cancellare dalla tua testa? Monza 2018. Francia 2018. Racconta un tuo errore o una tua papera. Aia. Sempre a Monza 2018, alla Roggia con il segno. Una roba non so neanche io dirla, di definire. Decide. Mettici l'aggettivo che vuoi. Oddio, sai che non me ne vengo. Austria nel Legend 2016 è l'unica che mi ricordo, sinceramente, nel nostro campionato non ricordo di aver fatto papere, mi ricordo solo in Cina, anche se non è dipeso da me, che siamo morti in tre. Qual è la tua qualità migliore come pilota? La costanza. La lettura di gara, credo.
quale qualità ruberesti al tuo avversario? Il giro secco. La costanza anche io. Qual è stato il tuo primo gioco di corsa? Need for Speed, forse Underground. Il mio primo gioco di corsa fu F1 2003. PST. Se rifacessimo il campionato, chi di voi due finirebbe davanti in classifica, ammesso che Gabri avesse la Williams? Diciamo 60% lui, 40% io. Non ti saprei dire sinceramente, perché non ho ben chiari i livelli di questo gioco di Marco, più che altro. Direi lui, perché non lo so, così, a sentimento. Chi è il pilota più forte contro cui avete corso online? Sul giro secco direi lui, Gabri. Lui e Mattia, però Mattia forse qualche decimino sotto. Cioè, non so sul 2019, però sugli altri per me non era così. Penso Meghera, Emanuele. Quale pilota del campionato temi di più? Dico Mattia il primo, e se devo togliere Gabri, secondo Edo. Io invece direi Marco. Sì, penso che sia il pilota più temibile, sinceramente, in un ipotetico campionato. Racconta un'esperienza bizzarra o particolare che hai avuto con un tuo compagno di squadra. Aia. Spagna 2000 qualifica. Mamma mia. Rimarrà negli annali della storia. Non ricordo bene, l'ho detto pure io, infatti. Gabri, va bene anche al di fuori del campionato, se vuoi. Con un mio compagno di squadra. Oddio, con i compagni di squadra bizzarri mai. Però di eventi bizzarri nel campionato ne ho avuti tanti. Basta pensare solo ad Austria in warm up. No, con i compagni non mi ricordo nulla, sinceramente. Compagni zero. Ho condiviso il sedile con Mario. Dai, che cazzo dovevo fare di bizzarro con Mario? Da Mario. Ti stavo 2 secondi dietro. A giro. Okay. Vabbè. Ok, abbiamo terminato. Fate un saluto. Ciao raga. Ciao, Etazia da Track 2020. Le 13 però